ragazzo che si è da poco laureato qui all'Università di Pavia, con una laurea sperimentale proprio su questi temi, e ci parlerà un po' della sua esperienza e di cosa durante questa ricerca, insomma, ha trovato. Il dottor Fabiuccio Maggiore. Sì, sono un neolaureato. Grazie. Ho fatto una tesi di ricerca analizzando quello che è la moneta, perché nel corso dei miei studi mi sono appunto reso conto che di fatto stavo parlando di qualcosa che realmente non conoscevo, perché non conoscendo la moneta non riuscivo realmente a capire i meccanismi che riguardavano l'inflazione, la disoccupazione e tutti quei fenomeni economici legati appunto alla moneta. E da qui appunto ho iniziato degli studi circa 4 anni fa, anche grazie alle connessioni, grazie alla rete, grazie appunto anche alle persone che sono qui presenti, e sono riuscito appunto ad accogliere delle informazioni importanti. Io adesso non voglio parlare di economia in termini appunto numerici e quantitativi, piuttosto voglio soffermarmi su quello che appunto è l'economia qualitativa, cioè non volando in alto, cioè non parlando di appunto questioni complesse, ma appunto essendo più semplice possibile, appunto cercando di spiegare anche a chi non ha mai studiato economia per arrivare appunto ad ogni persona. E da qui appunto parto con la moneta, una frase di Ezra Pound, faccio una sintesi un pochettino di quella che appunto è stata la mia tesi, dove noi economia conosciamo la moneta però per quelle che sono le funzioni appunto economiche, le teorie economiche appunto monetarie, però quella che appunto può essere il valore simbolico, quasi potremmo dire filosofico ed etico della moneta, noi qui economia lo trascuriamo. Questa frase di Ezra Pound appunto sostiene che se non capiamo le reali funzioni della moneta, noi da qui non usciremo mai, cioè ci saranno sempre queste fasi cicliche di crisi economica che porteranno sempre a quelle fasi appunto di decrescita, crisi e purtroppo guerre e pestilenze, eccetera. Quindi capire la moneta è fondamentale. Noi appunto le funzioni economiche che conosciamo è quali appunto è uno strumento appunto che funge da mezzo di scambio, unità di conto, perché noi appunto monetizziamo i beni e servizi reali tramite la moneta, e riserva di valore, appunto le sue caratteristiche di non deperibilità nel tempo le consentono di mantenere un valore, seppur ha una caratteristica entropica, nel senso che la moneta tende a deteriorarsi nel tempo, ovvero i metalli, la carta, eccetera. E da qui appunto, da questa frase appunto poi arriviamo appunto a capire il perché appunto anche lo stesso Ezra Pound ha affermato ciò, e capiamo anche il valore della moneta, cioè noi arriviamo alla comprensione dell'economia anche tramite i perché, cioè il perché, come i bambini, no? Un po' filosofeggiando, ma perché accade questo? Perché succede quest'altro? L'economia è una scienza imperfetta e in quanto scienza studia le cause e gli effetti. Però ad economia noi confondiamo gli effetti per le cause. Per esempio studiamo dai libri di teoria economica che la crisi è stata generata dal fatto che nel 2008 per esempio è avvenuta la bolla speculativa dei mutui subprime, oppure nel 2000 il dot-com, eccetera. Però quelle non sono le cause, sono degli effetti. Cioè, quegli effetti appunto che generano da che cosa? Da delle cause altre, e quelle cause si rintracciano solo se comprendiamo con i perché, con le domande, le ragioni perché queste appunto avvengono appunto queste situazioni a livello economico, nel mercato e a livello sociale, e si rintracciano nel valore appunto che ha la moneta. La moneta non ha solo un valore economico, ovvero la moneta, noi la analizziamo, la vediamo come quello strumento che ci consente di acquistare, e quella appunto è una teoria economica, appunto è quello, e appunto anche un bambino comprende bene che tramite la moneta riuscirà a pagarsi e comprare per esempio una caramella, una lecca lecca, eccetera. E il valore economico è quello che ovviamente dà all'occhio, ma la moneta è anche altro, soprattutto altro, ovvero la moneta è simbolo di potere,
chi ha la moneta è il sovrano. E la moneta rappresenta anche è l'espressione di un'autorità sovrana. Ovviamente la moneta dovrebbe appartenere al sovrano legittimo, ovvero il popolo o comunque lo Stato che rappresenta il popolo. E questo è importante perché il valore simbolico anche, per esempio, rappresenta l'entità di un popolo, la storia di un popolo. Ovviamente dalla lira, noi, il nostro caro preside Cipolla, nel suo libro Le avventure della lira, parlò appunto della lira con un amore verso quella moneta. E quindi il valore che c'era nella lira, nella moneta nostra sovrana, era particolare. Il valore economico che noi vediamo, per esempio, e trascuriamo così facendo quello simbolico, è visibile anche da queste due lire. Questo ci serve per che cosa? Per capire un po' e partire dalla base economica per poi capire tutto il resto, perché fino ad ora abbiamo parlato di numeri. Questioni ovviamente alte dell'economia, importantissime ovviamente, però io voglio dare degli strumenti per capire, appunto, iniziare a comprendere realmente l'economia. Il valore economico delle banconote, delle monete che vediamo qui appunto illustrate, vediamo appunto che a sinistra abbiamo delle lire che ci permettono di acquistare appunto con 500 lire un valore di 500 lire dei tempi, ovviamente erano monete che circolavano negli anni 60-70. A destra abbiamo un valore di 1000 lire, però questi sono appunto dei valori economici, ma il valore simbolico dove sta? Sta qui. Qui vediamo scritto Repubblica Italiana. Come si fa? Repubblica Italiana. E sulla destra Banca d'Italia. E questi due, appunto, questo cambiamento, noi diremmo, vabbè, non è importante, perché alla fine banca e Stato sono la stessa cosa. E invece, purtroppo, c'è un'importanza rilevante in questo cambiamento, perché le due istituzioni si sono scisse agli inizi degli anni Ottanta, per una volontà di Andreatta e Ciampi. Quindi stiamo parlando di Stato, banca, cioè quindi due istituzioni completamente indipendenti tra di loro. Inoltre a sinistra il biglietto, come possiamo vedere c'è scritto biglietto di Stato a corso legale, che significa che appunto veniva emesso direttamente dal poligrafo di Stato, e questa fu uno dei biglietti di Stato emessi da Aldo Moro. Aldo Moro che poi peraltro poi venne ucciso, però lì non voglio entrare nel merito perché ovviamente le cose non si possono dire con certezza, però venne ucciso. Con questo obietto di Stato, lo Stato e i cittadini italiani si potevano finanziare senza per questo indebitarsi con la banca, perché ora, come vedremo, appunto, quello che non dicono quegli economisti, appunto, che vanno pure contro la mainstream, che la moneta, appunto, è una moneta a debito. Queste sono delle peculiarità e delle rilevanze che comunque sono importanti e devono essere dichiarate. Stampò circa 500 miliardi di lire Aldo Moro, con le quali praticamente finanziò tutta la macchina pubblica, cioè gran parte appunto dei finanziamenti pubblici furono finanziati grazie a questi biglietti di Stato. La Banca d'Italia invece, come vediamo, non c'è più biglietto di Stato, ma appunto questa è una banconota o nota di banco. Perché? Perché appunto nasce da un passato storico dove praticamente le persone andavano a depositare dell'oro e nelle casse degli orefici, gli orefici rilasciavano delle fedi di deposito, e per queste ragioni poi quelle fedi di deposito potevano essere poi restituite e ritornava appunto l'oro nelle mani appunto del depositante, ragion per cui c'è scritto pagabile a vista al portatore. Qui in alto è piccolino, però le ragioni appunto sono queste, perché noi eravamo portatori di teoricamente un valore che potevamo ovviamente riavere quando ritornavamo in banca. Ovviamente questo non fu più così. Nel 15 agosto del 1971 Nixon appunto disancorò totalmente l'oro dalla banconota. Perché è importante capire la scissione delle due istituzioni? Perché anche la stessa Banca d'Italia, che noi diciamo d'Italia, è più banca che d'Italia. Il fatto che appaia come un istituto di diritto pubblico, però al suo interno risulti al 95% privata,
E questo già incomincia un po' a far tentennare un po' la questione e la distinzione tra pubblico e privato. Perché? Perché chi appunto agirà nell'interesse del privato sappiamo che non avrà l'interesse del pubblico, a meno che se siamo dei sognatori e crediamo che sia un benefattore. E c'è pure una favola di Mandeville delle api molto interessante, che appunto spiega le virtù del pubblico e i vizi del privato. Dico, ovviamente il pubblico è pubblico, il privato è privato. La Banca d'Italia, che dovrebbe avere delle funzioni pubblicistiche perché controlla la moneta, che la moneta è come l'aria e quindi ha ovviamente una funzione pubblicistica, non può essere appunto in mano ad un privato e non può essere privata. Il 95% della Banca d'Italia, da un'analisi peraltro fatta da Salvatore Tamburro, il cui presente nel 2007, che ha appunto scritto una sua tesi, il 95% della Banca d'Italia è privata, soltanto il 5% è in mano a enti pubblici, l'INPS e INAIL. E tutto il resto delle quote sono in mano a privati, peraltro contro legge. Nel vecchio statuto c'era messo nel comma 3 che doveva essere praticamente in mano unicamente agli enti pubblici. E nel 2006, dopo la privatizzazione praticamente interna della banca, hanno eliminato questo comma. E la banca risulta al suo interno privata, anche la massa monetaria è privata. E questo è non grave di più, perché appunto è da qui che si parte, cioè partiamo il viaggio economico da qui, cioè dalla moneta. Allora, se il 94% della massa monetaria è privata, significa che la moneta che circola non sarà più un mezzo di scambio nell'interesse del pubblico, ma diverrà un fine ultimo di arricchimento per chi la controlla e la detiene, ovvero quella parte di banchieri che negli anni 90, per esempio in Italia, Andreatta e Carli Amato appunto hanno privatizzato le banche commerciali, quindi tutto il meccanismo monetario e bancario è in sola funzione del profitto e della volontà e dell'interesse del privato. Ovviamente la domanda logica è, e qui appunto parliamo di, cioè a livello qualitativo, non voglio parlare di numeri, cioè voglio parlare di un discorso molto semplice. Allora, la moneta è l'ossigeno dell'economia, è il sangue per un corpo, è il centro anche della nostra esistenza, non solo a livello economico ma anche appunto sociale, perché ovviamente ormai ruota tutto intorno alla moneta. La moneta ossigeno dell'economia. Chi è che può dare mai l'ossigeno in mano a un privato? Cioè, questo è importante da capire. È assurdo appunto dare l'ossigeno in mano a un privato, perché il privato deciderà se farti respirare, se non farti respirare, se tenerti in apnea. Cioè, ovviamente è un meccanismo, è un sistema malato appunto quello economico attuale. Anche perché la moneta privata, ovviamente la moneta potrà essere utilizzata sia per investimenti nell'interesse del pubblico, la moneta pubblica per esempio andrà a finanziare una scuola, un ospedale, una ricerca e sviluppo, magari studieremo anche una ricerca anche a livello di studi monetari, magari non ci faremmo fregare da quelle cose magari che non si dicono perché ovviamente non si conoscono realmente. Una moneta invece in funzione privata andrà a acquistare armi e andrà a distruggere valore, e questo è molto importante perché ovviamente chi è privato e controlla la moneta cercherà di difendere il suo potere, ovviamente acquistando le armi e corrompendo, perché la corruzione è anche effetto di una moneta privata. Ovviamente con moneta pubblica lo Stato è, diciamo, ovviamente c'è uno Stato sociale tra virgolette, comunque lo Stato controlla il meccanismo e il gioco. Con moneta privata lo Stato si sottomette alla banca, ancora di più. Perché? Perché le due istituzioni si sono scisse, quindi sono indipendenti. Quando per esempio parliamo dell'IMU che va alla Montepaschi, che è in fallimento, bla 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 bla, degli SMS per l'Abruzzo, i cittadini danno alle banche, perché le banche sono in difficoltà, perché manca una moneta, vedremo poi cos'è la moneta, perché poi la moneta è semplicemente carta, e qui appunto dovremmo ragionare su questo, perché anche il decreto disciplinare dell'economia è visibile anche dal fatto che preti, pastori e lo stesso Papa si interessano di economia, perché dicono, cavolo, voi parlate di un fallimento di una banca, ma non parlate di una famiglia o di persone che muoiono di fame, e questo è assurdo, perché noi in questi anni abbiamo scisso
l'economia anche dall'etica, e Adam Smith lo diceva: mai scindere l'io economico dall'io etico, perché sarebbe stata la fine appunto del sistema. E con la moneta privata lo Stato diviene semplice esattore delle tasse. Cioè, perché? Perché noi preleva le tasse e poi che fa? Le deve rincanalare alla banca. Perché? Perché la moneta appartiene alla banca e quindi deve ripagare gli interessi sulla moneta. E questo è un meccanismo ovviamente contorto. Questo cosa implica? Perdita non solo di ricchezza, perché noi perdiamo ricchezza, ma ancora più importante la perdita dei diritti. Perché la moneta, dalla moneta passa la democrazia, se è simbolo di sovranità, cioè questo è un discorso di 1 più 1 uguale 2, se è simbolo di sovranità e la sovranità la diamo a banchieri e noi eleggiamo politicanti, noi ovviamente siamo rappresentati teoricamente dai politicanti, ovviamente se la moneta è in mano ai banchieri, sottomettiamoci ai banchieri, ah sì, siete in fallimento, va benissimo, sì, così. Questa è la storiella, grave, molto grave. Ecco, la moneta a debito. Perché la moneta a debito? Perché teoricamente finanzia dei privati, finanzia comunità e quindi i banchieri che sono diventati proprietari si sono impossessati della moneta e la debitano al sistema. Va bene, sistema bancario presta di interessi la moneta, che non è nient'altro, attenzione, perché la moneta ad oggi è moneta segno, cioè se in passato aveva un valore intrinseco ed era una moneta merce, era ancorata ad un valore aureo, eccetera, adesso è pure semplice carta colorata con un valore indotto dalla appunto teoria di Auriti, è un valore indotto da chi? Da chi ne genera appunto il valore tramite il lavoro, tramite lo scambio e la produzione. Allora che fa? Il sistema bancario presta denaro, carta, con interessi. La comunità tramite questa carta produce valore e lavoro, quindi con il lavoro quindi produce ricchezza, però questa ricchezza deve ritornare di nuovo al sistema bancario. Perché? Perché siamo indebitati per quella carta. E quindi è un meccanismo ovviamente sbagliato. Perché? Perché le banche creano denaro dal nulla, cioè creano denaro, come dice anche lo stesso economista Maurice Allas, creano denaro dal nulla, ex nihilo, lo dice anche qui il presidente Marco Saba nei suoi saggi, nel suo libro Bankenstein, comunque sono cose che ovviamente che vanno contro la mainstream, ma che noi siamo qui oggi perché vorrei che cioè noi da oggi in qualche modo dovrebbe partire anche un pensiero, un cambiamento, cioè una rieducazione, una rivoluzione culturale. Ovviamente piano piano, gradualmente, già il fatto che stiamo parlando dopo anni e stiamo mettendo a discussione anche l'euro è qualcosa di grande. Perché? Perché per anni l'euro non si è mai messo in discussione. E questo è importante, perché mai un seminario è stato fatto su questi discorsi, che poi sono i discorsi veri e reali, che teoricamente sono quelli che anche l'Accademia, vuoi per ignoranza, vuoi per una omertà, comunque, cioè, non vuole appunto discutere. Il discorso appunto della moneta a debito si lega al fatto anche che lo stesso debito pubblico è legato appunto alla moneta a debito, e il fatto che le due istituzioni si siano scisse negli anni, diciamo, 82, circa 81, ne evidenzia appunto l'esplosione del debito pubblico. Il debito pubblico è esploso dagli anni 80 al 94, è passato dal 57,7% al 124,3%, cioè è più che raddoppiato. Se calcoliamo che dal 1994 al 2014 è aumentato di soli 7 punti percentuali, 8 punti percentuali, capiamo bene che non è stato il bunga bunga di Berlusconi a far esplodere il debito, ma non è stata la spesa improduttiva, ma il costo del denaro che pagavamo è quasi il triplo superiore rispetto alla media europea. Perché ci indebitavamo con le altre banche, cioè la Banca d'Italia ha smesso di acquistare i titoli di Stato, non ci tutelava più. E allora noi dovevamo rifarci a degli speculatori finanziari esterni al territorio che ovviamente ci ponevano i tassi che volevano. E qui è una cosa importante, perché quando noi parliamo di debito pubblico da pagare, eccetera, dobbiamo capire appunto le origini del debito pubblico. E la moneta, oltre ad essere appunto il valore simbolico, il valore della moneta è carta colorata, sì, però c'è un valore all'interno della moneta, se no noi non lavoreremmo e non vivremmo per essa. Il valore cos'è? La nostra vita.
Il valore della moneta è la nostra vita, è il nostro lavoro, è il nostro tempo. La moneta è il contenitore del lavoro, del valore del lavoro. Cioè, se noi la moneta la diamo ad altri, stiamo dando la nostra vita ad altri. Ecco lo strumento, detto un po' alla Marx, è quello strumento alienante tra il valore del lavoro e il lavoratore. Quindi capiamo bene che se la moneta va ad altri, il nostro lavoro va ad altri, la nostra vita va ad altri. È una nuova forma di schiavitù quella che si crea tramite la moneta, perché oltre appunto a farci lavorare per essa, noi ci indebitiamo per essa fino all'estremo. Quindi quello che è importante capire è che senza la proprietà sulla moneta e senza la sovranità monetaria, noi e i popoli appunto divengono degli schiavi, schiavi debitori. E ricordiamo che il debito è anche espresso nel Padre Nostro, rimette noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Perché? Perché la questione del debito, la questione delle crisi, la questione del male nel mondo, eccetera, sono secolari. Peraltro sono secolari anche gli usurai e i falsari nel tempo. Anche Gesù scacciò nei suoi libri, appunto, nel vecchio... Sì, il problema del cancro sociale oggi, appunto come parlava Marco Sabba, è proprio quello, cioè l'usura... l'usura e i falsari, però oggi si sono congiunti gli usurai e i falsari. Perché? Perché la moneta non è semplicemente privata, e il 94% della moneta circolante è privata e falsa. Si dice aiosa, acchiosa, abbondante e fasulla. Perché? Perché tutte quelle monete circolanti, lettere di credito, assegni circolari, le forme derivate, che sono pure comunque forme monetarie perché ti consentono di acquistare, quelle sono tutte monete surrogate di moneta vera. Qual è la moneta vera? La moneta legale, cioè le banconote e le monetine coniate, quelle che teoricamente peraltro vengono redistribuite come signoraggio allo Stato, e tutto il resto si fuga. E questo è appunto un problema molto grave, e perché appunto le monete hanno una capacità non solo di acquistare, ma appunto di acquisire, quindi sia un po' diverso, cioè impadronirsi di qualcosa, hanno la capacità di espropriare, di dominare e di controllare il sistema, che non è solo quello di mercato, perché noi non stiamo parlando di economia, perché qua parliamo anche di società. Guardiamoci oggi cosa siamo, come uomini economici e come uomini sociali, cioè ovviamente le ripercussioni sono lì. Quando perdiamo la moneta, perdiamo proprio l'essere umano, perdiamo, cioè perché appunto è tutto collegato. C'è una crisi infatti oggi umana, non solo economica, è quello appunto il centro del problema, appunto questa moneta che è goduta in forma privata da privati per interessi privati. Le monete appunto militari cosa sono? Tramite Marco Sabba, tramite la rete, e appunto quella rete che ci consente di comunicare anche con altri e di diffondere quello che televisioni e giornali privati, perché ovviamente la madre di tutte le privatizzazioni, che è stata appunto la moneta, hanno privatizzato tutto il resto. E adesso poi dirò alla fine il perché di questa frase. E tramite Marco Sabba è una sua informazione di un libro che è pure in PDF, si può trovare, un libro scritto da Frank Sautard, un economista che ha scritto questo libro nel 1946, parlava del periodo della Seconda Guerra Mondiale. Gli americani e gli inglesi ci liberarono sì dai tedeschi, però ci occuparono allo stesso tempo. E queste monete militari furono quelle che circolarono in Italia, le Allied Military Currency, che erano convertibili con il piombo. Queste monete praticamente pagavano le truppe, e il militare che andava per esempio al bar a comprarsi il caffè pagava con questa moneta, e ovviamente doveva essere accettata. Ma questa moneta, questa carta, aveva realmente un valore dietro? Ovviamente il valore sicuramente non c'era un valore dietro, perché non era appunto convertibile con nulla. E in Austria circolò appunto anche questa moneta militare, circolarono in Germania, circolarono in Grecia, circolarono in Francia, però in Francia, essendo che c'era un'alleanza con gli inglesi, erano delle monete supplementari, essendo che nei periodi di guerra occorre moneta in circolo per appunto per le armi, per ricostruire, per costruire, eccetera, e ovviamente anche la Francia utilizzò delle monete supplementari in quel periodo. Le monete coloniali, appunto qui Nicoletta Maria Forcheri nel suo blog ha parlato delle monete coloniali, perché la Francia tramite il franco in 14 paesi africani riesce a controllare il sistema, a espropriarli del loro lavoro, perché se uno Stato ha il controllo sulla moneta verso appunto i confronti di altri Stati, immaginiamo 14 appunto paesi poi africani, lì ovviamente si crea una forma coloniale, perché la moneta, attenzione, anche il discorso dell'unione monetaria,
Se guardiamo per esempio il caso dell'unione tra Danimarca, Svezia e Norvegia, che durò circa 50 anni, fino al 1931, con il Thaler, lì fu un'unione monetaria voluta per interesse delle nazioni. Però c'è anche un'unione monetaria indotta da una sorta di imperialismo. Quello per esempio che avvenne con Napoleone e il franco di Napoleone. Quell'unione monetaria latina fu quasi una forma di più legata a una forma di imperialismo, cioè dove arrivava Napoleone arrivava il franco. E questo appunto è il caso della Francia, con il franco in Africa. E qui ovviamente quando l'ho fatto passare per qualche mio professore che è un pochino più amante dell'euro, ovviamente sono così. Anche l'euro è una forma coloniale. Perché una forma coloniale? Perché per le stesse ragioni della Francia, del franco. Il problema nostro è che se capiamo il meccanismo della moneta, quindi in maniera semplice e chiara, capiamo anche che stiamo dando la moneta a chi? Ad uno Stato europeo, no. Lo Stato e la politica europea è sottomessa a quella BCE che è stato il punto di partenza della struttura europea. Cioè in America nel 1913 è nata la Fed ed è nata con non poche lotte, cioè lo Stato e i cittadini comunque fino all'ultimo hanno combattuto per la sua non costituzione, perché ovviamente i banchieri già da secoli, come dimostrano tanti testi, risultano comunque essere quelli che vogliono, li hanno definiti vipere, hanno detto la qualsiasi di questi banchieri. Anche Godre negli anni 90 ha detto che chi appunto sarebbe entrato dentro la zona dell'Eurozona sarebbe divenuto una colonia. Ora io dico, ma se ci sono dei dati di pre-euro e post-euro di lungo periodo rilevanti, cioè non parlare di questo è un sintomo di qualcosa che non va. Perché appunto come fai a non capire che c'è che l'euro, da quando è stato introdotto l'euro, che c'è appunto questa perdita di benessere generale, appunto non solo di ricchezza? E noi appunto dobbiamo mettere in discussione questa appunto forma di moneta, di unione, che alla fine non mi sembra tanto un'unione, ma piuttosto una forma appunto coloniale. E l'uomo, la moneta e il suo valore, perché appunto quando si comprende questo funzionamento della moneta, le persone incominciano a svegliarsi, perché appunto è una truffa monetaria, come ha detto Marco Sabba, e quando ci si sveglia si cerca di reagire. Come si fa? Monete complementari, il CIMAC di Giacinto Riti è stato un espediente importante, perché dimostra che cosa? Che tramite l'introduzione e l'immissione di moneta, la comunità, una piccola cittadina, alla fine Guardagriele era una piccola cittadina, riuscì ad rinnescare tutto quel meccanismo di consumi, produzione, investimento, eccetera. Oggi viviamo in una situazione di scarsità monetaria, anemia monetaria. Ora, se c'è un medico che ha un anemico, invece di fare delle trasfusioni, fa un salasso, cioè salassa il corpo, questo medico non è che si sbaglia, è un criminale. Cioè, non, il ragionamento è logico, perché tu stai portando quel corpo a morire. E noi dobbiamo appunto scindere quindi la criminalità dall'economia. Perché? Perché quando si opera in questo modo, cavolo, sei un criminale, stai uccidendo un sistema. E allora perché noi non ritorniamo ad una visione diversa dell'economia? Cioè, espandere piuttosto l'economia. Come? Così va bene. E appunto quello che si vuole fare con le monete è proprio quello, cioè introdurre nuova moneta, nuovo sangue al corpo, giusto Marco? Secondo me? E questo è pure un espediente appunto che ho vissuto, diciamo, in Sicilia pochi giorni fa, del grano, che è pure una forma di complementare. Il progetto appunto è il progetto Sicilia è di Giuseppe Pizzino. È un progetto che non riguarda soltanto l'inserimento del grano, una moneta complementare, ma anche altro. È legale, è fattibile, è una realtà che esiste in tanti paesi avanzati. E la cosa appunto che vorrei sottolineare è che questo progetto non è un progetto solo siciliano, ma di tutta la nazione Italia, perché ovviamente io non sono un indipendentista, ma appunto guardo un po', ho larghe vedute. E la cosa assurda è che è stato un evento storico. Dopo circa 68 anni, il popolo siciliano, tramite una proposta di legge popolare, abbiamo raccolto 11.651 firme. Siamo riusciti a entrare dentro il Parlamento siciliano. E questo è un evento storico che non è stato discusso da nessuna televisione, nessun giornale nazionale, perché ovviamente i mezzi di comunicazione sono anche privati.
ragion per cui ci ritroviamo a comunicare con il grande Salvo Mandarà, che si fa in quattro, ed è quello il nuovo mezzo di comunicazione, perché senza di quello io non avrei nemmeno trovato Marco, Nicoletta, Salvo, Salvatore Tamburo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi è quello che dobbiamo... Che cos'è? Ah, ok. E quindi è quello, cioè io ovviamente abbiamo messo peraltro a verbale questo progetto, questa proposta di legge. C'è anche un filmato dove dimostra la totale, non erano totalmente, c'erano distratti, erano proprio assenti, e su 16 deputati, e lo dico così magari vi tirate, magari vi tiro l'orecchio così magari da qui, su 16 deputati solo 5 erano presenti. E non erano appunto con noi, perché appunto le ripercussioni di una moneta privata sono legate non solo alle banche ma a tutta la struttura, dall'informazione alla politica al magna magna generale. Quindi da università io non pretendo, perché non posso pretendere nulla, però spero che da questo giorno in poi ci saranno tanti altri convegni del genere, dove inviteremo quelle poche persone che la pensano appunto diversamente dal sistema. Perché sono convinto, e lo porterò sempre avanti, che se le cose vanno male è perché a pensarla bene siamo in pochi. Grazie. Grazie al dottor Fabiuccio Maggiore. Ci sono delle domande dal pubblico sui temi trattati? Non ci sono domande dal pubblico, ma abbiamo domande dalla rete. Allora... Grazie a Salvo, come diceva Fabiuccio, e Alessandro, abbiamo delle domande dalla rete. Che domande abbiamo? Buongiorno a tutti. Allora, dalla rete ci fanno varie domande e si stanno scatenando proprio adesso, quindi chiunque vorrà rispondere di voi, io vi pongo le domande e poi decidete voi come affrontare gli argomenti. Uno mi chiede: secondo l'articolo 2 e 3 del Fiscal Compact, il Fiscal Compact è illegittimo, cioè si illegittima da solo. Poi potete commentare, questo ce lo chiede Lorenzo. Poi Giovanni Cicchi, facciamo una alla volta? Sì, facciamo una alla volta. Prego, chiunque voglia parlare, per me va bene. Prendo io la parola. Vabbè, il fiscal compact non è che è illegale solo negli articoli 1 e 2, l'illegale secondo me è proprio nell'imposizione di pretendere, cioè come se fosse una sorta di salvadanaio in cui gli stati membri sono costretti a depositare liquidità e poi per riprenderci i nostri soldi dobbiamo chiedere il permesso. Tra virgolette, Salvatore, non tutti sanno, non tutti sanno cosa sono gli articoli 2 e 3 del... A memoria non li ricordo manco io. Però non capisco cosa volesse intendere questo signore. Nel senso... Se entro un po' più nel dettaglio della domanda magari... Va bene, vai pure avanti. Perché poi si ferma lì la domanda, quindi non so cosa volesse intendere con gli articoli 2 o 3. Ecco, allora forse sarebbe meglio dirgli di essere un po' più specifico, magari. Comunque, scusa se ti ho interrotto, vai pure... Vabbè, io facevo giusto una puntualizzazione, ma così come il MEF, oltre al MES ci sta anche l'ERF, che è un'altra ipotesi di questo fondo, voglio dire, sono tutti dei fondi che si basano sulla possibilità di poter essere una forma di agevolazione per l'economia degli Stati membri, mentre molto spesso si rivelano dei vincoli molto stringenti per l'economia dei singoli Stati, perché poi siamo sottoposti a determinate politiche economiche, monetarie, e non a caso ci hanno imposto l'austerity e tutti conosciamo poi dopo quali sono state le conseguenze di queste austerity. Già solo in Italia basta vedere che ha portato a un aumento del debito pubblico, a un aumento degli interessi pagati sul debito, a un arresto dei consumi, e quindi voglio dire, non sono delle politiche, ovvero delle ricette economiche secondo me condivisibili. Penso che questa misura del Fiscal Compact, come anche tutta un'altra serie di misure, come per esempio le misure che dovrebbero servire per salvare le banche,
siano completamente assurde, cioè nel momento in cui la BCE ha il monopolio sull'emissione di moneta e ne può creare quante gliene pare senza rendere conto a nessuno, a differenza degli stati membri, non si capisce per quale motivo deve pretendere di trovare questi soldi dalle tasche dei cittadini. In realtà io credo che si tratta del fatto che la banca centrale approfitta dell'ignoranza del pubblico, che non sa che le banche possono crearsi tutti i soldi che vogliono, e fingendo quindi la crisi in sostanza è una manovra stabilita a Basilea in un tavolo con 13 persone sedute intorno, che hanno detto ora raccogliamo, no? Cioè ogni volta che c'è una crisi, le crisi vengono inventate dal sistema bancario che fa scarseggiare la circolazione monetaria, con lo scopo di fare cosa? Di escutere le garanzie che i cittadini e le imprese hanno messo come garanzie collaterali dei prestiti che hanno ottenuto, e gli stati attraverso il debito pubblico devono invece privatizzare le risorse del paese, cioè voglio dire devono privatizzare le risorse che apparterebbero alla comunità, e gli stati trovano la scusa che appunto queste risorse servono per pagare un debito che non ha ragione di esistere. Quindi la domanda vera è: perché le banche continuano a pensare di poterci ingannare sulla questione monetaria quando sappiamo che sono loro stesse che dal nulla creano questa moneta, quindi non dovrebbero avere nessuna esigenza fiscale? Secondo, perché gli stati si prestano a questo gioco? Perché gli stati diventano gli aguzzini dei cittadini? Perché gli stati diventano, come nella mafia, diciamo, il concetto di mafia tradizionale, diventano il picciotto che va a taglieggiare il negoziante per avere il pizzo? In pratica, perché gli stati si prestano a questo? Le strutture dello Stato, le istituzioni dello Stato non si rendono conto che facendo così non solo crollerà il sistema bancario corrotto, ma loro stessi le stesse istituzioni ci andranno dietro? Cioè, cosa stanno aspettando? Cosa stanno sperando? Che la gente veramente diventi così, cioè continui a essere ignorante in materia e non si accorga che è tutta una messa in scena grottesca? Questo è quello. E dalla stessa parte, cosa sta aspettando l'Accademia a dire che il vero problema è far capire ai cittadini che le tasse in realtà non servono a niente, ma che è tutto un sistema di dominio per assicurare a un'elite ristretta e corrotta la possibilità di decidere del popolo senza utilizzare gli strumenti democratici? Cioè, ognuno qua deve fare la sua parte, l'Accademia deve fare la sua parte, le istituzioni devono fare la loro parte, e le banche devono fare i banchieri, ma in maniera onesta, devono dichiarare gli utili reali che hanno e devono smetterla di cercare di assoggettare tutto il resto dell'umanità. Nel particolare, per quanto riguarda la zona dell'Europa, un'altra domanda, ci sono tante domande assurde a cui diciamo una visione tradizionale dell'economia non riesce a rispondere. Per esempio, per quale motivo un paese che ha un deficit demografico, cioè nel senso che ci sono meno nuove nascite di quante ci siano, di quante morti ci sono, cioè un paese che sta decrescendo numericamente dovrebbe invece aver bisogno di crescere economicamente? Cioè, perché non si dice chiaramente che la crescita imposta a questi paesi è una crescita per pagare gli usurai? Cioè, perché in sostanza la crescita del PIL serve per pagare gli interessi dei debiti? Perché non si dicono queste cose? Allora, e poi, a cosa servono questi interessi una volta che si è capito che non è dagli interessi che le banche guadagnano, ma è dalla creazione stessa del capitale che guadagnano? A che cosa serve mantenere in piedi questa farsa, che è fra l'altro matematicamente impossibile da ripagare? Queste sono le domande, cioè le domande a cui non si risponde. Cioè, si dà per scontato che lo Stato si debba indebitare, si danno per scontati dei parametri decisi così appunto chissà sulla base di... In pratica quello che sembra, diciamo al cittadino un pochino informato, quello che sembra è che tutte queste manovre di politici, economisti, regolatori, banchieri, non siano altro che un tentativo di creare una specie di pollaio perfetto in Europa, dove si allevano dei polli dandogli il minimo del mangime possibile per vedere fino a che punto sopravvivono prima di suicidarsi tutti, e in più gli si convince che debbano lavorare per mantenersi. Cioè, tutte le volte che qualcuno si suicida, non è che si suicida perché ha perso il lavoro, è perché ha perso il reddito. Questo è il concetto. Perché se la gente si suicidasse per mancarsi di lavoro, i banchieri si sarebbero già suicidati tutti, non fanno assolutamente niente dalla mattina alla sera. Quindi chiariamo un po' come stanno le cose. C'è una domanda.
buongiorno. Io volevo, mi rifacevo un attimo all'ultimo intervento che ho ascoltato e nello specifico volevo cominciare dalla definizione di moneta, volevo capire se aveva un senso definire la moneta non come ossigeno ma semplicemente come linguaggio per comunicare, e a proposito mi domandavo il senso di pagare un linguaggio. Poi mi rifacevo anche al discorso, era stato citato anche Auriti, quindi per quanto riguarda la... Auriti tirava in ballo, non si sente niente? Ancora, così? Ah, chiedo scusa, si è capito, se è possibile ha un senso considerare la moneta solo come un linguaggio, quindi di conseguenza che senso ha pagare un linguaggio. Come riferimento a Auriti, lui c'è una frase abbastanza famosa dove diceva, affermava che la moneta sia valore della misura che misura del valore, e questa, vabbè, questa teoria per chi ha conoscenza dice tutto. Il problema invece è sulla quantità, mi sembra di capire. La quantità della moneta risulta essere un problema abbastanza fondamentale. E io mi sono sempre domandato quali potrebbero essere i lati contro nel quantificare la moneta sull'unica cosa, sull'unico valore vero che è la vita, quindi subordinare in un certo senso la quantità di valuta in circolazione alla quantità di vita in circolazione. Potrei anche tirare in ballo una sorta di esempio di reddito di cittadinanza che comincia a essere erogato alla nascita e smette di essere erogato alla morte. Perché dico questa cosa? Perché oggigiorno purtroppo la globalizzazione mi sembra che imponga la fusione osmotica di due sistemi valutari che io identifico con il sistema dell'economia finanziaria e il sistema dell'economia reale. Ora, cercare di individuare una soluzione tra queste cifre mettendo insieme, forzando l'osmosi di queste due aree valutarie, noi come Europa col nostro sistema, essendo la BCE l'unica banca che in austerità drena liquidità dal mercato, mi sembra un attimino difficile, cioè io non vedo, come diceva il dottor Marco Sabo, una soluzione praticabile se non nei prossimi 300 anni, a meno che tutta una serie di... la soluzione più assurda era proprio quella che la BCE mettesse denaro a interesse negativo. Quindi a questo punto, piuttosto che fuori dall'euro, dentro all'euro, io mi domandavo perché non trovare una soluzione immediata che si rivolga immediatamente all'economia reale, cioè semplicemente affiancando una valuta complementare, se fosse subordinata al tempo, non più all'oro, né all'argento, né al piombo, ma né al petrolio, potrebbe anche essere eventualmente una valuta universale, in modo tale da tornare a dare un valore alle cose in funzione della vita, cioè non come viene adesso, perché il problema di adesso, secondo me, si pone nei termini che mentre ci sono delle banche che stampano arbitrariamente, qua adesso taglio corto, sono avanti un'ora e mezza, tipo Federal Reserve, le banche della Cina, eccetera, eccetera, noi siamo in Europa, quindi la corsa alla privatizzazione che stiamo subendo, senza tra l'altro avere le armi per difenderci, è una corsa impari per il semplice fatto che sembra proprio una necessità di priorità, cioè bisogna fare in fretta, quelli che creano euro, io ho la sensazione che debbano fare in fretta a privatizzare prima che chi crea dollari piuttosto che yuan, piuttosto che yen, compri da noi. Più o meno in questi termini, quindi se ha senso ipotizzare, pensare una valuta legata al tempo per quantificare la quantità di vita che c'è. Ovviamente poi le nuove emissioni sarebbero in termini di economia reale creata dalla gente mentre vive, mentre sopravvive. Tutto questo. Quindi la domanda è perché non si innesta una moneta, diciamo, complementare, ma diciamo a livello nazionale in Italia o... Purtroppo quest'ultima cosa che hai detto non si è sentita, la ripeto io perché in rete e anche perché in sala, lui vorrebbe il tempo come unità di misura, ma qualcuno parla di energia, insomma, qualcosa di universale, e ha citato anche un film di cui ho parlato in una delle mie dirette che si chiama In Time, che però è un film un po' angosciante anche se molto interessante dal punto di vista della comunicazione. Chi risponde? Mi ricollego a quello che ha detto all'inizio sulla definizione di moneta come linguaggio. C'è qualcuno che ho letto ultimamente che è Del Mar, che definisce, dice il valore non è una qualità intrinseca, visto che come sappiamo la moneta è una convenzione giuridica, ma è piuttosto una relazione, la moneta come relazione piuttosto che come linguaggio.
e comunque sappiamo che crea valore anche. Poi in quanto per quello che riguarda la moneta complementare volevo sottolineare una cosa, non ricordo più quale articolo dei trattati dice che è quello dello statuto della BCE, delle banche centrali, dice che la Banca Centrale Europea è la sola abilitata a stampare banconote in euro. In realtà poi dice le BCN e la BCE stampano banconote e non specifica in euro. Perché non specifica in euro? Non specifica in euro perché ci sono le banche centrali, tipo appunto la banca francese, che stampa banconote non in euro. Il che vuol dire che se noi eccepiamo questo argomento in Europa, potremmo in teoria stampare banconote ma non in euro. Per cui senza bisogno di andare a una moneta complementare. In quanto alla quantità, hai parlato di quantità, il controllo della quantità è la cosa fondamentale, oltre alla corretta contabilizzazione della moneta. E al tempo, sono contraria a qualsiasi aggancio al tempo, perché il tempo, così come il tempo è anche una questione molto, secondo me, molto soggettiva, molto relativa. Io collegherei la creazione monetaria della quantità monetaria al criterio del benessere della comunità, beni, servizi e benessere, il fattore umano. Sì, io avevo parlato di moneta come vita, come sì, cioè sì, un po' il mio discorso era un po' etico, anzi forse molto etico, però non dimentichiamoci anche sempre il fattore comunque economico, nel senso anche le capacità produttive interne ad un sistema. Ovviamente la moneta potrebbe essere anche quel meccanismo che attiva solo in un secondo momento quelle poi capacità anche e quelle produzioni, quindi eventualmente se non si ha una produzione o comunque una ricchezza al momento, ma si hanno comunque le risorse capaci di appunto giungere a quelle ricchezze, ovviamente la moneta occorre, necessita. Nei casi per esempio di Zimbabwe, perché chi appunto poi dice noi con la moneta troveremo tutte quelle soluzioni e risposte alle problematiche appunto attuali, però ovviamente c'è bisogno sempre delle risorse. E quelle risorse comunque in Italia ci sono, nel senso il lavoro non manca, quindi le politiche espansive ovviamente sarebbero appunto necessarie in un sistema rarefatto dove c'è scarsità di moneta, quindi quello sì, però l'idea è quella appunto del reddito di cittadinanza stesso, se si ha sovranità monetaria, attenzione, per sovranità monetaria si intende anche la proprietà sulla moneta, nel senso che uno Stato è capace di creare moneta senza per questo indebitarsi con altre appunto istituzioni finanziarie private, soprattutto è ancora più pericoloso se all'esterno, perché quello che era prima il debito pubblico, ovvero quella rendicontazione interna di quella ricchezza circolante interna al territorio, quando la Banca d'Italia finanziava i titoli di Stato italiani, lì ovviamente il debito non era una forma di, cioè una leva di schiavitù, si poteva calcolare come una rendicontazione interna, anche se comunque, come dice Sabba, forse è anche meglio proprio evitare proprio questo linguaggio di debito e credito. Per esempio nella regione siciliana ho visto che noi siamo indebitati all'esterno con la Nomura Bank, con la Royal Bank of Scotland e con banche straniere, la Deutsche Bank eccetera. Il problema qual è fondamentale? È la mercificazione del denaro, cioè noi confondiamo il denaro come se fosse una merce. Quando ci arriva il denaro dall'esterno non ci sta arrivando, non so, 100 kg di lana, 100 kg di, non so, di una ricchezza reale, ma ci sta arrivando del denaro che tendenzialmente è comunque finanziato sempre a debito e può sì o meno avere comunque una ricchezza dietro corrispettiva. Per esempio anche la dollarizzazione del mondo è avvenuta senza una reale ricchezza dietro, gli Stati Uniti hanno finanziato più, cioè un ottuplo di quello che avevano realmente come ricchezza reale, quindi il denaro poi tendenzialmente cos'è? Cioè lì c'è un dualismo del denaro. Noi per esempio, io lotto per appunto un'idea più keynesiana di espansione della moneta, ma lotto anche per una rieducazione dell'uomo, quindi io non voglio che questa moneta poi si vada appunto a rimettere in circolo e metta in moto il capitalismo oramai arrivato all'estremo, cioè si è concentrato. Io voglio che quella moneta sia
messa in circolo per le funzioni pubblicistiche, quello che diceva Nando Ioppolo, un grande professore che è morto poco tempo fa, di rendere una moneta democratica e trasparente per delle finalità pubblicistiche, quindi andremo a creare di cittadinanza, creeremo magari delle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è anche una sostituzione di quella che è l'economia oggi. Io, per esempio, anche chi sostiene il socialismo, comunque quelle forme diverse al capitalismo, che poi realmente non si riescono ancora a definire, però potremmo anche diventare degli utilizzatori piuttosto che dei consumatori. Ecco, in questa situazione di gravi crisi, e comunque ci sono delle crisi e delle trasformazioni in atto, è anche il momento di poter proporre, magari mirare alle energie alternative, tutte quelle risorse che comunque potremmo ottenere secondo appunto quelle dinamiche direzioni. Lei che pensa, prof? Dunque, sono argomenti evidentemente complessi e la soluzione non è semplice, anche perché come ho detto insomma nel mio intervento, in realtà noi oggi non possiamo prescindere dalla situazione alla quale siamo arrivati, cioè una situazione nella quale siamo immersi in una unione economica e monetaria che ha certe regole, certe istituzioni, eccetera. Quindi in via di principio, se fossimo ancora in una situazione in cui esiste la Banca d'Italia, esiste la lira, esiste la possibilità di sottoporre la Banca d'Italia al potere del tesoro, cioè quindi vuol dire antidivorzio, molto probabilmente tutte queste cose si potrebbero fare. Uno però si dovrebbe anche domandare perché nel corso della storia queste cose sono state fatte, cioè perché le banche centrali sono state rese indipendenti dal potere dello Stato. E qui la risposta, come sappiamo, è duplice, no? Cioè da un lato era per evitare appunto che si facesse ricorso alla banca centrale per sostenere per esempio le campagne elettorali del governo al potere, cioè l'idea in fondo che era poi quella di Bush negli Stati Uniti, se nel momento in cui il partito al potere sta per andare alle elezioni, quello che fa è di rivolgersi alla banca centrale, sua agenzia, perché stampi moneta, riduca i tassi di interesse, aumenti la domanda e riduca la disoccupazione e il governo venga rieletto. E quindi evidentemente in questo caso non so se questo sia l'uso della banca centrale, del partito al potere per farsi rieleggere, non è molto democratico, quindi questo è uno dei motivi per cui si è sottratto il potere delle banche centrali al governo. E il secondo motivo è che tutti gli anni 70 e 80 sono stati anni, soprattutto questi anni 70, sono stati anni di inflazione a due cifre. E sono stati anni di inflazione a due cifre perché di fronte alle spinte provenienti soprattutto dalle materie prime internazionali, le banche centrali hanno fatto esattamente quello che si chiede adesso si vuole fare, e cioè in altre parole di aumentare l'emissione di moneta, che ha convalidato quindi gli aumenti dei prezzi, che ha convalidato gli aumenti dei salari, che ha portato alla svalutazione e così via, in un circolo vizioso. Ma alla fine poi di tutta questa storia stavamo meglio di adesso? Stavamo meglio? Beh, meglio di adesso sicuramente. Cioè alla fine, voglio dire, del ciclo svalutativo la situazione dell'economia era migliore o uguale rispetto a prima? La risposta secondo me è che non era affatto migliore, si era esattamente allo stesso punto di prima, e che a sua volta l'inflazione è una tassa occulta sulle disponibilità monetarie, conti correnti, e sulle disponibilità di titoli di Stato a reddito fisso. Quindi questo è il motivo per cui si è reso la banca centrale indipendente. Insomma, alla fine, come sempre, ci deve essere un trade-off tra il fatto che la moneta, come spiegava Keynes, al di là di essere un linguaggio, è un potentissimo mezzo generazione di reddito e di potere, e però se usata in maniera incauta è anche fonte di generazione di inflazione, di
perciò di sperequazioni sociali, perché come sempre sanno la legge di Trilussa, se mediamente tutti mangiano un pollo, c'è chi non lo mangia e chi ne mangia due, e qui se l'inflazione è mediamente del 15%, ci sono le persone che perdono il 15% di potere d'acquisto e quelle che invece lo guadagnano. Quindi vuol dire, come sempre, ogni moneta ha due medaglie. L'equilibrio di un governo, come Keynes nel caso del Bancor, eccetera, è quello appunto di poter di riuscire ad imporre una soluzione che sia al tempo stesso accettabile e non degenerativa. E io credo che la soluzione sia di difficile attuazione per questo motivo. Posso rispondere al professore? Ma Bush, no, adesso c'è Obama, non chiede alle banche centrali, ma è allegramente, abbondantemente arrosé, irrigato dalle banche commerciali, cioè dalle banche dealer, per cui non so cosa è meglio. È finanziato dalle grandi banche, la Citibank, eccetera. Goldman, ci sono tutti i documenti, comunque ci sono tutti i documenti perché sono cose pubbliche. In quanto all'inflazione, qua ci si ricollega a quello che dicevo prima, comunque siamo in periodo di grandi quantitative easing, una massa monetaria che però non è immessa nell'economia reale, perché deve andare ad alimentare una bolla finanziaria, la bolla di tutta la speculazione, quando si parla di speculazione finanziaria. Ma stiamo parlando del 2014 o del 2007-2009? Stiamo parlando del 2007-2009, è un conto. Se stiamo parlando del 2014, mi sembra che stiamo un po' deformando la realtà, nel senso che gli Stati Uniti hanno immesso per anni, a partire dal 2007-2009, una quantità enorme di banconote nel sistema, e si sono comperati di tutto: titoli spazzatura, titoli emessi dalle imprese, titoli emessi dalle banche in fallimento. Il risultato è che, di fronte alla più grande possibile depressione della storia, che avrebbe avuto degli effetti devastanti più di quelli del 29, gli Stati Uniti hanno fatto -2% del PIL nel 2009 e poi hanno fatto +2, +3, eccetera, cioè praticamente non hanno più avuto riduzioni del reddito successivamente. Quindi questo vuol dire che l'azione delle banche centrali americana, della Fed, è stata assolutamente positiva, ha salvato il sistema finanziario americano e l'ha rimesso di nuovo su un sentiero di crescita. Questo è il punto fondamentale. Diverso invece è quello che è accaduto in Europa, ovviamente, laddove invece l'ortodossia tedesca non ha permesso che queste misure di quantitative easing e di parossismo monetario potessero essere adottate. Io vorrei fare una domanda per vedere se ho capito bene, perché c'è qualcosa che Dunque, il professore sostiene che se la banca centrale fosse sotto al governo, farebbe le cose che il governo chiederebbe per soddisfare le istanze dei cittadini, e quindi questo governo verrebbe sempre rieletto. Non ho capito qual è il problema, cioè non è questo quello che deve fare un governo, cioè un governo non deve soddisfare le istanze dei cittadini e poi se lo fa viene rieletto oppure no? Cioè non capisco questo moralismo di dire che preferiamo fare gli interessi dei banchieri privati, dei banchieri anarchici, perché se ci fosse lo Stato, il governo, il Parlamento, se ci fosse la politica sopra l'emissione monetaria, allora i governanti sarebbero tentati di soddisfare le istanze dei cittadini. Cioè non ho capito veramente se lei l'ha detto come battuta o lo ha detto proprio perché si augura di avere dei governi che non fanno le istanze che... Ecco, si può chiarire questo punto. Allora, a partire dal 1977 c'è stato un processo di progressiva indipendenza delle banche centrali dal potere politico. Prima le banche centrali erano un'agenzia o la tesoreria del Ministero del Tesoro. A partire da un famoso scritto di Keegan e Prescott nel 1977, poi adottato successivamente, tutte le banche centrali sono diventate indipendenti da.
sono diventati indipendenti, vuol dire che di norma il mandato, per esempio, del governatore, del presidente della Banca Centrale è più lungo di quello del presidente che lo emette, e inoltre il governatore della Banca Centrale ha uno statuto, che nel caso della Banca Centrale Europea è lo statuto di Maastricht, che precisa in maniera esatta quali sono i compiti che la Banca Centrale deve effettuare. Nel caso di Maastricht lo statuto prescrive che la Banca Centrale Europea deve avere come unico obiettivo la stabilità dei prezzi, e solo subordinatamente al fatto che la stabilità dei prezzi non sia in pericolo, allora può prendersi cura degli altri problemi della comunità europea, che sono appunto la disoccupazione e quant'altro. Questo primo. Secondo punto, perché ciò è stato fatto? Ovviamente ciò è stato fatto come reazione a quella situazione che si era verificata negli anni 70, in cui le banche centrali, svolgendo delle politiche accomodanti, cioè delle politiche che aumentavano l'offerta di moneta di pari passo alle richieste del governo, ottenevano tassi di inflazione a due cifre. Okay? Il tasso di inflazione in Italia nel 1974 al consumo è del 20%, all'ingrosso è del 40%, il tasso di inflazione medio italiano per tutti gli anni 70 è del 15%, con la seconda crisi petrolifera del 1980 raggiunge di nuovo il 22%, scende al 6% nella seconda metà degli anni 80, rimane al 6% fino all'ingresso nell'Unione Europea. Cioè, in tutto il mondo l'indipendenza delle banche centrali dai governi è stata richiesta ed ottenuta come arma per combattere l'inflazione. Poi si può discutere se la soluzione europea è più realista del re, nel senso che evidentemente è troppo ortodossa ed è troppo integralista, ma prendendo il caso degli Stati Uniti evidentemente così non è. Quello che io avevo detto invece a proposito del problema dell'indipendenza, che è un secondo fattore per cui si chiede l'indipendenza delle banche centrali, oltre al fatto che il primo è ridurre l'inflazione, è dovuto al fatto che una banca centrale non indipendente dal potere politico tende a gestire l'offerta di moneta a seconda del ciclo elettorale, e quindi indipendentemente dalle necessità dell'economia tende perciò ad espandere l'offerta di moneta, ridurre i tassi di interesse, normalmente in concomitanza con i cicli elettorali. Quindi, so sicuramente che questo è quello che fece Bush nel 2000, quando appunto, essendo la disoccupazione lievemente alta, andò dall'allora governatore della Fed chiedendo appunto che venisse espansa l'offerta di moneta. E questo dal punto di vista economico è irrazionale, perché vuol dire che in questo caso si avrebbero delle espansioni in occasione delle elezioni, cui seguirebbe poi, una volta che il presidente eletto, delle situazioni esattamente opposte, perché altrimenti si genererebbe inflazione e quindi bisogna poi restringere l'offerta di moneta, e quindi si generano quelli che si chiamano i cicli elettorali politici. Era solo questo, non per il bene del popolo. Il bene del popolo è un'altra cosa, è il pieno impiego. Il bene del popolo è il pieno impiego, cosa che negli Stati Uniti, no, con un tasso di inflazione al 4, oltre che altre cose di cui bisognerebbe discutere, cioè il pieno impiego, una distribuzione dei redditi più egualitari. Molto interessante. Prego. Il dibattito è interessante, però ci stanno chiudendo dentro. Quindi io ringrazio, ringrazio tutti i presenti, ringrazio tutti i relatori, ringrazio il professor Ringraziamo Bianchi, anche il professor Camuccio Bianchi, che diciamo ha sostenuto anche un punto di vista un po' differente rispetto... No, onore al professore Bianchi che ha permesso anche questo incontro, perché esatto, comunque, senza il quale non ci sarebbe stato il patrocinio dell'università. No?
Prego. Voglio l'applicazione se volete. Allora, dove è finito? Interno, eccola qui. Ok, allora, carissimi amici che ci seguite in streaming, come forse avete capito, il convegno è finito, non perché mancassero argomenti per andare avanti per altri 6 ore, ma perché praticamente o restiamo chiusi dentro fino a lunedì o usciamo subito. Quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito, credo che sia stato interessante anche perché una volta tanto si è parlato anche con due tesi non proprio simili, insomma quella del professor Bianchi che comunque ci ha ospitato e quindi ha dimostrato apertura mentale avendo permesso a tutti gli altri di esprimersi, nonostante, come avete forse capito, insomma, le sue idee sull'euro e sulle banche centrali eccetera siano direi sostanzialmente diverse, ecco, da quelle di Marco Saba, Salvatore Tamburo, Nicoletta Forcheri e Fabio Maggiore. Detto ciò, noi vi ringraziamo. Ecco, visto che Fabio ha fatto questa grande gentilezza di parlare del mio canale, dico a chi è in sala, a chi è in rete, insomma, a chi è in sala, che ho dei volantini se volete per spiegarvi un po' di che si tratta, a chi è in rete lo sapete già e quindi risparmio tempo. Un abbraccio a tutti voi, a questo punto metterei la locandina per chiudere il programma. Vi auguro un buon fine settimana e vi ricordo che stasera, per chi lo vuole, alle 20.30 c'è un'ulteriore diretta, trovate nei video, negli eventi in diretta prossimi, tutti i dettagli. Un abbraccio a tutti e grazie mille.